Benvenuti amici nel canale dell'Indagatore. Oggi parleremo di un tema molto complesso e controverso. Oggi parleremo del RIF, del sapone puro grasso ebreo che i nazisti avrebbero prodotto durante la Seconda Guerra Mondiale dai corpi, dai cadaveri degli ebrei prigionieri. Ma attenzione, per la storia ufficiale, questa è una leggenda, una bufala, una fake news, ma è anche il cavallo di battaglia, il fiore all'occhiello dei negazionisti per far venire giù, togli una carta, tutto il castello di carte false della Shoah. Ma noi siamo indagatori e poniamo ancora una volta questa faccenda in discussione nella sua realtà storica e senza partito preso, perché non siamo né Guelfi né Ghibellini. E in ogni leggenda c'è sempre un pizzico di verità. Andiamo! E ricordo sempre, per chi vuole aiutare il canale nella sua almeno indicizzazione, di mettere i like e i commenti. E per chi veramente vuole aiutare questo canale, c'è anche il super grazie. Grazie. Nel loro lavoro, come procedono i negazionisti? Loro prendono ciò che viene scritto e lo analizzano e lo smontano nella maniera presumibilmente logica e plausibile di ciò che gli storici scrivono in merito a ciò che è successo nella Shoah. Ad esempio, viene scritto che ad Auschwitz arrivavano ogni giorno treni che deportavano dalle 9.000 alle 12.000 persone. Intanto loro mettono in discussione che questi treni era impossibile che arrivassero ad Auschwitz così carichi. E ciò che è stato detto da Eichmann al processo di Israele non è importante, perché era ovviamente stato costretto a dire ciò che ha detto. Ma qualora fossero anche arrivati questi circa 12.000 persone ogni giorno, di cui viene scritto che l'85% venivano mandati direttamente alle camere a gas e un 15% invece andava alle baracche per lavorare, questo 85% era comunque una cifra così alta che le presumibili, per loro, perché le camere a gas non sono mai esistite ad Auschwitz, e anche quello che ha detto Rudolf Voss, il comandante, era estorto dai sovietici. E questo è il loro procedimento. Certamente non è storico, ma è molto sofistico e manipolatorio. Quindi queste 5-6 camere a gas, ma fossero state anche 12, non avrebbero potuto gasare nei tempi che venivano scritti dagli storici, dai 15-30 minuti. Non è possibile che 5-6 camere a gas e 5-6 forni crematori avrebbero potuto smaltire questi treni dai 9-12 mila prigionieri deportati ad Auschwitz. Questo è il procedimento logico che utilizzano i negazionisti per negare ciò che è successo, e tralasciano tutto quell'altro materiale che potrebbe andare a inficiare la loro teoria. Anche perché i treni, quando arrivavano ad Auschwitz e venivano aperti, erano un carico di morte. Tutte le persone deboli, in una circa settimana di viaggio, che dipendeva da dove erano partiti, durante il viaggio la gente moriva, le donne incinte, i bambini, i vecchi, e i corpi venivano anche bruciati al di là dei forni crematori, dalle testimonianze che sono state portate dai sopravvissuti, dai Sonderkommando, dai sovietici che sono stati i primi ad entrare ad Auschwitz e anche in altri campi, e che venivano bruciati i corpi nelle fosse comuni o in pire diversi piani di corpi con legna da ardere. Ma adesso, dopo la versione negazionista, chi la vuole approfondire può vedere gli scritti e le conferenze di questo professore storico negazionista della Shoah, ma anche altri professori negazionisti, perché le versioni vanno tutte
lette, approfondite e studiate. Adesso passiamo alla versione sovietica. Stando ai sovietici, quindi nell'Istituto di Anatomia di Danzica, nazista, con medici nazisti, fu prodotto in maniera sperimentale un sapone che è stato presentato come prova al processo di Norimberga dal procuratore sovietico, un sapone prodotto dal grasso dei cadaveri dei prigionieri. Adesso andiamo a vedere questa versione. Bisogna anche dire che già all'inizio della guerra si parlava del RIF, che stava per Reines Jüdisch Fett, cioè per puro grasso ebraico, che questa sigla veniva stampata nei saponi che veniva prodotto in Germania, che tradotto dal tedesco significa amministrazione statale per la fornitura di grasso industriale. Quindi una leggenda creata dal passaparola, ma c'era un fondamento di verità storica o no? Questo è quello che adesso andiamo a vedere. E in questa ricerca storica io non faccio altro che riportare il sunto di queste carte, tutte scritte in russo, è vero, che io mi sono andata a leggere in russo, avendo una padronanza abbastanza buona della lingua, quindi senza filtro di traduzioni, ma le traduzioni ci sono. 28 maggio 1945, testimonianza di Sigmund Masur, un polacco ma naturalizzato tedesco. Nella testimonianza lui dice di aver lavorato nell'Istituto di Anatomia di Danzica come preparatore e di aver partecipato alla produzione sperimentale di sapone dal corpo, dal grasso, dei cadaveri, dei prigionieri che erano stati forniti dalle carceri di Danzica e di Königsberg, l'attuale Kaliningrad, Federazione Russa. Rivediamo nei punti la versione dei negazionisti. Nell'Istituto di Anatomia non è stato mai prodotto sapone dal corpo, cadaveri dei prigionieri. E il sapone presentato come prova dai sovietici al processo di Norimberga non era un sapone, ma era una sostanza grassa utilizzata come lubrificante. Questa foto qua. Fate voi le considerazioni sulla sostanza grassa. I corpi poi che furono trovati dai sovietici, un centinaio di corpi all'interno dell'Istituto di Anatomia, non erano di ebrei, ma erano di tedeschi. E si trovavano all'interno dell'istituto a motivi legali. E il professor Rudolf Spanner, che era il responsabile dell'Istituto di Anatomia di Danzica, non ha mai prodotto né ordinato di produrre il sapone dai cadaveri dei prigionieri. Questa è la versione degli storici dei negazionisti, forse non conoscono la lingua russa, ma non utilizzano neanche i traduttori, o comunque per loro tutto ciò che hanno detto i sovietici era pura propaganda sovietica. E inoltre tutte le testimonianze di chi lavorò all'interno dell'Istituto di Anatomia o dei prigionieri erano false o estorte dai metodi del KGB, sempre dei sovietici. Molto semplicistico. E quindi per loro la questione è chiusa. Il sapone non è stato mai prodotto. Togliamo la carta, deve venire tutto giù. Il castello di carte false della Shoah. Poi Masur conferma anche la ricetta, che è questa qui, sempre che è stata scritta in russo, della produzione, di come veniva prodotto, il sapone sperimentale. Si bollivano 5 kg di grasso umano con 10 litri d'acqua e 500 mg di soda caustica per 2-3 ore. Dopo il raffreddamento il sapone affiorava in superficie e alla miscela si aggiungeva sale, soda, acqua fresca e si bolliva di nuovo.
E poi nella testimonianza Masur ci dice che il sapone aveva un odore sgradevole e allora veniva aggiunto benzaldeide. E secondo Masur arrivò anche all'Istituto di Anatomia il ministro della salute del Reich, Leonardo Conti, questo personaggio molto famoso per quanto riguarda l'Action T4, l'eliminazione degli disabili, degli handicappati, dei malati del Terzo Reich e promotore degli esperimenti sui prigionieri. Suicida prima del processo. Dalle testimonianze dei soldati sovietici che entrarono all'istituto, che trovarono Masur, disse che all'interno c'erano circa 400 corpi dei prigionieri, cadaveri. I sovietici ne trovarono circa 130, di cui una parte consistente decapitata. E qui si fanno i collegamenti, perché nelle carceri di Danzica e di Königsberg c'era la ghigliottina, quindi venivano decapitati i prigionieri. Ma chi erano questi prigionieri? I prigionieri erano i nemici del Reich. E all'interno dell'Istituto di Anatomia sono stati trovati scatole con pelli umane, scuoiate, essiccate. Adesso quali esperimenti ci facessero, non oso neanche dirlo e pensarlo. E lo vedete nelle foto. E in molte di queste pelli c'erano dei tatuaggi molto in voga in Polonia e nell'Unione Sovietica. Quindi significa che molti di questi cadaveri erano polacchi e russi sovietici. Ma adesso veniamo al 2006, quando l'Istituto Nazionale della Memoria Polacca ha attivato un'inchiesta riguardo al presunto sapone prodotto nell'Istituto di Anatomia di Danzica dal grasso dei cadaveri dei prigionieri. E l'inchiesta ha rilevato la presenza di grasso umano nella composizione del sapone, di quel sapone che fu prodotto nell'istituto e presentato dai sovietici al processo di Norimberga. Come dire, la tecnologia moderna ci ha consentito di arrivare alla verità, di fare chiarezza in un cold cases. Ma anche nella testimonianza di Masur, lui ha effettivamente esposto che il sapone che fu prodotto fu un sapone sperimentale e che qualora ci fosse stata l'idea di una produzione industriale o se fosse stata effettivamente attivata, lui di tutto ciò non sapeva niente. E anche il professor Spanner, che venne catturato dopo la guerra, nella sua confessione disse che lui non ne sapeva niente della produzione di questo sapone e qualora fosse stato prodotto, lui affermò il suo sbaglio di non aver abbastanza controllato il lavoro dei suoi subalterni. Scusatio non petita, accusatio manifesta, dicevano gli antichi romani. Quindi scarichiamo il barile sulla responsabilità dei subalterni. Non si sa mai. Ma noi stiamo sempre sulla versione sovietica e andiamo agli archivi nazionali oggi della Federazione Russa per vedere queste carte e questi protocolli, 150 pagine di questi carteggi, di queste testimonianze tuttora depositate presso l'archivio nazionale russo. Commissione straordinaria per l'accertamento dei crimini dell'occupante nazista in Unione Sovietica. E questi atti conservati nella cartella, rapporti, atti e protocolli e testimonianze,
sulla produzione del sapone da grasso umano nell'Istituto di Anatomia di Danzica da parte degli scienziati nazisti e testimonianze raccolte immediatamente alla liberazione di Danzica dalle forze naziste. 150 pagine. Adesso andiamo a vedere la testimonianza di Masur, che ci dice che nel 41 lui entrò a lavorare nell'Istituto di Anatomia, perché naturalizzato tedesco, perché nell'istituto lavoravano solo che tedeschi. E alla domanda cosa tu sai sulla produzione del sapone, lui testimoniò che nel 43 venne costruito accanto all'Istituto di Anatomia una struttura divisa in tre dipartimenti con annesso forno crematorio e che il professor Spanner gli aveva ordinato i preparativi per la produzione del sapone dal grasso dei cadaveri dei prigionieri, molti decapitati alle prigioni di Danzica e di Königsberg. E alla domanda quanto sapone è stato raccolto all'interno all'Istituto di Anatomia, confermò con la parola approssimativa circa 40 kg di sapone sperimentale finito. E alla domanda come fu utilizzato questo sapone, lui rispose che nella prima cottura il sapone se lo prese il professor Spanner e alla seconda cottura confermò che il sapone fu utilizzato per se stesso, per la sua famiglia, e l'altra parte data agli altri medici e studenti dell'istituto. E aggiunse anche che lui non sapeva niente di un'eventuale vendita di tale prodotti e né se ci fosse stata la fattibilità, l'idea di una produzione su larga scala industriale, vedasi Auschwitz, fabbrica della morte, che lui di tutto ciò non sapeva niente e non era al corrente, neanche se questa fosse stata già operativa. E alla domanda quanto fosse diffusa questa informazione riguardo la produzione del sapone sperimentale dal grasso umano, la risposta era segreta. Lo sapevamo soltanto noi, laboratori dell'istituto, medici, scienziati, studenti. E alla domanda se ci fosse stata una contabilità riguardo ai cadaveri utilizzati per la produzione del sapone, lui disse che ogni prigioniero veniva con una targhetta, intendo il cadavere, dove c'era il nome, il cognome, un numero, la data di nascita e la data di esecuzione. E quindi si poteva anche vedere quanto fresco era il cadavere. E tutti questi dati del cartellino, come quello che viene messo grosso modo in ogni obitorio, veniva riportato in un registro, con tutta la contabilità dei cadaveri che arrivavano e della produzione, delle cotture, per la produzione del sapone sperimentale. Ma dove fossero questi finiti, questi registri, lui non sapeva niente. E così il procuratore sovietico Lev Smirnov nel 1946 presentò le testimonianze e quel pezzo di sapone trovato dai soldati sovietici quando entrarono nel laboratorio di anatomia. 16-17 maggio 1945 i soldati sovietici all'interno dell'istituto di anatomia trovano un macerratoio, rinvenuti 148 cadaveri, 18 donne, 4 bambini e i restanti 126 uomini. Una parte significativa decapitata, cioè significa che sono stati trovati i corpi con le teste. E quella foto non la posso neanche esporre in questo video, perché già questo video non è monetizzabile, quindi ecco perché a volte io chiedo il super grazie. Capite? Almeno chi riesce a capire il lavoro che sto facendo, di mantenere la memoria
e di scuotere gli animi. Ma la commissione delle indagini per i crimini nazisti, sovietica, tra tutte le prove rilevate, giunse alla conclusione che nell'Istituto di Ricerca Anatomica di Danzica fu prodotto sapone sperimentale dal grasso dei cadaveri dei prigionieri, decapitati o non. E quel numero sostanzioso di cadaveri di 148, nonostante inferiore alla stima fatta da Masur di 400, stava a significare che probabilmente nell'istituto si voleva mantenere una riserva di corpi per i loro esperimenti senza interruzione o per una loro produzione, sperimentale o meno, senza, un medico direbbe, soluzione di continuità, cioè senza interruzione. E a conclusione di questo video io voglio dire che io non so se all'interno dell'Istituto di Anatomia della Scienza Nazista di Danzica fu prodotto il sapone in maniera sperimentale o su larga scala industriale. Io so solo che dopo aver preso visione del materiale sovietico, delle testimonianze prese e scritte appena dopo l'arrivo dell'Armata Rossa a Danzica, non ci sono i presupposti per definirla propaganda sovietica, come piace fare e bollare ai negazionisti. Prendessero ripetizioni di russo e s'andassero a leggere queste testimonianze, o magari se le leggessero in francese, una lingua molto più dolce. E sto parlando delle prove presentate dal procuratore militare Smirnov a Norimberga riguardo il presunto sapone prodotto dal grasso dei cadaveri dei prigionieri decapitati o non, uomini, donne e bambini, dell'Istituto di Anatomia di Danzica. Due versioni abbiamo visto, quindi, quella dei negazionisti e quella dei sovietici. E ognuno può scegliersi quella che più gli piace, sostanzialmente. Ma al di là di queste due versioni, stiamo parlando dei cadaveri di prigionieri, uomini, donne e bambini, che vennero assassinati dai nazisti altrove. Ma quali furono, io mi pongo domanda, le accuse? Con quali accuse vennero assassinate queste persone altrove, decapitate? Anche per giunta, ghigliottinate, quali furono le accuse? E i corpi di questi nemici del Grande Reich, invece di avere la giusta e dovuta e rispettosa sepoltura, vennero utilizzati per gli esperimenti da una scienza nazista distopica, una scienza medica perversa oggi come allora. E lascio a chi mi ha seguito fino qui alle vostre considerazioni e coscienze l'approfondimento di questi temi per il mantenimento della memoria di questi crimini non molto lontani da noi. Grazie e al prossimo video con l'indagatore.